Vi presento tre fragranze del mio amato Serge Lutin. Ho scelto di utilizzare come filo conduttore la nota olfattiva della rosa, che è presente in tutte e tre le fragranze che vi presenterò, ma con risultati assolutamente differenti. Io direi di cominciare dalla creazione più recente e poi andare a ritroso nel tempo. La Fille Tour de Fer, la novità di quest'anno. Qui troviamo sicuramente una rosa più vivace, anzi una combo di rose, perché sono due differenti varietà di rosa, associate a delle bacche rosa molto frizzanti che gli danno quella spinta in più. Rosa direi anche decisamente verde, fresca, molto vivida, molto audace e sicuramente non retrò, una versione moderna, una rappresentazione moderna di un profumo alla rosa con un tocco di iris che non gli dà comunque quella polverosità vintage. Alla Fille de Verlaine, un profumo del 2013, sicuramente uno dei più famosi e dei più longevi a base rosa all'interno del brand. Lutin stesso la rappresentò come una rosa spinosa che si difende dal freddo della neve che la circonda. Con questa fragranza l'atmosfera cambia completamente rispetto alla precedente, quindi abbiamo sicuramente la presenza in comune di una rosa molto preponderante. Quindi qui ritroviamo sicuramente una rosa più fredda, più austera, più malinconica, più profonda, più rossa. In apertura è accompagnata da una sferzante nota di pepe che la rende esplosiva e di carattere. Rimane poi una rosa androgina, molto elegante, anche un po' classica, ma mai scontata. E in ultimo parliamo di Saint-Alma Juscoul. Qui la rosa sicuramente è meno protagonista rispetto agli altri due profumi, ma è presente e si sente, è nel cuore ed è avvolta da un meraviglioso sandalo cremoso, avvolgente, orientale, caldo, con una sferzata di cacao, un cacao grezzo, non dolce, abbastanza polveroso, che rende questa fragranza un orientale un po' vintage, ma molto di carattere. Vi ricordo che potete trovare tutti i nostri profumi sul sito www.chiriprofumi.it.